al mio nuovo video. Allora, mentre andavo in bici questo fine settimana, ho pensato, mentre vado in bici, penso, e mi è venuta in mente un'idea, secondo me, carina per un video, e cioè fare un confronto tra pro e contro di quella che viene definita la bella stagione, tra virgolette, perché poi insomma vedremo in base alla mia, diciamo, comunque idea, a quello appunto che io penso, se per me davvero l'estate, primavera, estate, è davvero la bella stagione. Io già so qual è il risultato, comunque vedremo. E quindi io direi di iniziare. Mi sono presa anche tutti i miei begli appunti, perché altrimenti tutto non me lo sarei ricordato a dirvelo mentre facevo il video. Allora, mettiamo, diciamo, facciamo una specie di bilancia, no? Tra i pro e i contro. Allora, innanzitutto, un pro a favore dell'estate e della primavera è che senz'altro è possibile mettere molti più accessori rispetto all'inverno o all'autunno, quando ci sono magari più cose, maglioni a collo alto, giacche, cappelli, insomma più ingombro. Mentre in estate, già vedete a me, che mi sono un tantino più alleggerita, già ci sono più accessori, più braccialetti, più collane, più di tutto, e accessori anche più colorati, più vistosi, comunque che fanno anche più allegria, no? Danno comunque anche più luminosità al look. Però diciamo un contro è che ci si deve comunque spogliare inevitabilmente, quindi alleggerire, spogliare e quindi anche mettere in mostra anche per forza quelle parti del corpo che magari invece si vorrebbe magari un po' nascondere, coprire. Quindi questo, diciamo, è un contro, tipo, che ne so, uno ha le gambe un po' grosse, ha le gambe un po' troppo magre, le gambe un po' troppo storte, per dire, no? E inevitabilmente si vedono un po' di più in estate e primavera rispetto all'inverno. E un contro che mi riguarda è che è molto più difficile anche nascondere o comunque camuffare il seno piccolo, perché comunque con magliettine, camicette un pochino più leggere non si possono mettere quei reggiseni un po' tanto imbottiti, perché comunque si nota, e quindi questa cosa per me è un contro, ovviamente. Però una cosa a favore, quindi un pro a favore della bella stagione, è che si può fare comunque molto più sport all'aria aperta, perché comunque poi le giornate sono più lunghe, quindi anche chi come me lavora tipo fino alle 5 del pomeriggio, 5 e mezza, può comunque ritagliarsi quell'oretta e mezza di sport all'aperto, piuttosto che andarsi a rinchiudere in palestra o comunque fare gli esercizi in casa, come invece si fa in inverno o in autunno. Però un contro è che fare questo sport all'aperto, sì, è bello, sì, è piacevole, però in primavera e in estate ti riempi di insetti ovunque, cioè è assurdo. E io infatti, se mi vedete a me, no, quando vado in bici sono ridicola, perché tipo anche in estate io sono coperta dalla testa ai piedi, cioè veramente non c'è un pezzo di pelle esposta, sono tutta coperta, perché mi dà proprio fastidio, no, sentire quegli insetti che mi sbattono addosso, oppure insetti che magari, che so, se porti una magliettina a maniche corte ti si infilano nella manica. Cioè no, non lo sopporterei. Già l'idea stessa di avere qualche insetto nei capelli già mi tormenta, però lì è quasi inevitabile, perché comunque il casco della bici è comunque aperto, quindi qualche insetto ci si infila, e quindi sì, un contro è comunque che ti riempi di insetti. Un altro contro che mi riguarda dell'estate della primavera è che comunque nel momento in cui comunque ti spogli, quindi metti maniche corte, gonne, magliettine comunque più scollate, inevitabilmente arrivano le battute sul mio pallore, perché sono veramente molto molto bianca, e anche a fine estate, per quanto io vada al mare ci vado, ci sto anche al sole, anche se non mi piace, però
comunque tento di avere un colorito sano, inevitabilmente anche a fine estate la battuta classica è: ma al mare non ci vai? E magari sono stata lì ore sotto al sole a tormentarmi perché non ci voglio stare, pur di avere un colorito normale che a me sembra poi di avere, ma che in realtà non è così. E quindi un contro sono le battute idiote delle persone. E poi un altro contro è che, tenendo comunque le finestre aperte, ci sono più rumori, ci sono più persone che parlano, più persone quindi che stanno fuori, più bambini, soprattutto in estate, la sera, più bambini che girano, corrono, schiamazzano. E quindi tenere le finestre aperte in estate è abbastanza fastidioso per questo, perché ci sono molti molti rumori. Una cosa a favore dell'estate della primavera è che c'è molta più frutta di stagione e quindi si possono fare tantissimi smoothie. Io infatti non vedo l'ora. Infatti, se mi seguite su Instagram avete visto che mi sono un po' sto cercando di fare un po' di smoothie, e finora vabbè, la frutta che avevo a disposizione era veramente poca, perché comunque mi oriento sempre, se posso, sulla frutta di stagione. Ora che ci sarà molta più frutta, quindi molti anche più colori, sicuramente ne farò di altri, quindi seguitemi su Instagram, mi raccomando. E poi un'ultima cosa contro, quindi a sfavore della bella stagione, è che piovono veramente, letteralmente piovono ovunque, ci tormentano le pubblicità sulle creme, sui prodotti anticellulite, cioè ovunque è un continuo. Quindi c'è questo continuo ricordarci che abbiamo la cellulite e che non si potrà mai eliminare, perché lo sappiamo tutti che quelle creme non fanno nulla, non ci faranno nulla, e quindi ci dobbiamo tenere la nostra odiata cellulite, e ce lo ricordano ogni giorno, costantemente, ovunque tu vai, sia sui giornali, sia in televisione, sia sui social, ovunque ti ricordano che hai la cellulite. Quindi, facendo diciamo un resoconto dei pro e dei contro, io trovo molti più contro all'estate e alla primavera. Essenzialmente io adoro il tempo grigio, io adoro l'inverno, ma non quando è freddo freddo, però a me piace il tempo un po' grigio, un po' uggioso, la pioggia, oppure tenere le finestre un po' aperte e vedere che ci sono i lampi magari in lontananza, un temporale. Io adoro quei momenti, adoro quel tempo, mi piace camminare con l'ombrello sotto la pioggia, mi piace camminare se c'è la nebbia, mi piace. Quindi io trovo un tipo un po' più malinconico, io non amo molto il sole, il mare, la gente, no, preferisco molto di più la solitudine. E quindi niente, questa è la mia riflessione sulla bella stagione. Io spero che il mio video vi abbia intrattenuto, tenuto compagnia, fatto anche un po' sorridere, e ditemi se siete d'accordo con me, se non la pensate come me, sicuramente non la penserete come me perché io sono strana, però questo è quello che io penso e quello che mi è venuto in mente mentre andavo in bici. E quindi niente, vi ricordo di seguirmi sui social e sto trovando tutti i link, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!